Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che cornice di pubblico splendida. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Io dico Alaba, un atleta impressionante, velocissimo e resistente, un giocatore straordinario. Può giocare indifferentemente come difensore centrale, centrocampista centrale, terzino, in qualsiasi posizione l'allenatore lo mette, lui è uno dei migliori in campo. Hai ragione, se gioca come sa il suo contributo potrebbe essere determinante. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Pallone lungo in verticale. Sulla destra. Ottima giocata. Scodella in avanti. C'è la palla lunga in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cristiano Ronaldo. Riceve un... Ecco il tiro! Segna lui! Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Si riparte dall'1-0. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Pallone alto nello spazio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Sané. Robertson. E conquista la palla. Beckham. Beckham cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Non può sbagliare. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Beckham. Non riesce a mantenere il possesso. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. E ha calciato alto. Era troppo lontano per poter impensierire seriamente il portiere. Alaba la mette sulla sinistra. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Müller ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Beckham, di forza, alza la palla in profondità verso un compagno. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Kimmich. Fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono avanti di un gol, ma non è un vantaggio che può farli sentire completamente al sicuro. Credo che nel secondo tempo spingeranno ancora di più per chiudere la partita. 1-0 dopo il primo tempo. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Hernandez fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa una... Prova
corsa, un salvataggio molto efficace. Vieira prova a giocarla in profondità. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Mbappé si rivincola e conquista la palla. Vieira. Boateng riprende il possesso. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. E conquista la palla. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Jerome Boateng. Kimmich. Alaba recupera palla con un ottimo intervento, cerca spazio. Dunque rimessa laterale, tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Numero, vediamo se crossa. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Palla allontanata senza troppi complimenti. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Chiaro che qui ci sono giocatori molto pericolosi, capaci di sfruttare al meglio gli inserimenti. Devi stare incollato a questi elementi, non puoi permettere... Può concludere! Buffa l'estremo difensore! Vantaggio di due gol, la partita si mette in discesa e non poteva mancare una cosa del genere. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. E si riparte da un netto 2-0. Hanno la partita in pausa. Alaba. Kimmich. Pavard. Pallone lungo in verticale. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Alaba riceve in posizione. Deviazione di testa. La sfera entra in porta. Un gol così importante. In pieno recupero. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura, la partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. Cosa ne pensi del mezzo?